Cause I feel haunted in my bedroom. The floorboards in the next room will keep me warm. Cause you ought to know nothing about you makes me col momento dell'anno in cui tocca fare il cambio armadio. Ho cercato di posticiparlo, diciamo, il più possibile, perché nonostante le giornate più lunghe, più soleggiate, più calde, temevo, tra virgolette, una ricaduta, temevo che poi arrivasse di nuovo il freddo, e quindi mi sono tenuta tutti i maglioni di lana, le calze, eccetera. Però non so, sono 2 o 3 giorni che fa un caldo e sembra già estate, quindi nemmeno il tempo di passare dal maglione felpone alla maglia più sottile, siamo già a manica corta. Io ieri ero in pantaloncini, magliette, e sono rimasta così fino a sera tardi, per dirvi quanto effettivamente fa caldo, tempo super pazzo. E niente, oggi mi sono detta basta, tiriamo fuori alcuni pantaloncini, non tutti, tiriamo fuori le magliette, mettiamo via le cose di lana. Sono indecisa se mettere via anche tipo le sciarpe e i berretti di lana, perché l'anno scorso non lo avevo fatto, li avevo comunque lasciati fuori. Le calze, devo ricordarmi di mettere via anche le calze di lana, perché quelle non penso di andare a utilizzare. Ho questo dubbio su sciarpe e cappelli. Forse li metto via. Avevo chiesto consiglio a mia sorella, lei mi ha detto di mettere via tutto. Quindi magari farò così. Tra l'altro, che ridere, mi sa che uno dei primi vlog che ho fatto qua in casa, cioè proprio così in stile come piace a me, tranquillo, era proprio un video in cui sistemavo la cabina armadio, no? Perché l'avevano finita di montare a inizio marzo. E quindi sì, era poco che eravamo qua. Assurdo, cioè in un anno non sembra poi cambiato così tanto la situazione. Ah, da notare, oggi maglietta di Stranger Things, questa l'avevo comprata a Budapest ed era della collezione, se non sbaglio, di Pull & Bear, in collaborazione appunto con Stranger Things. Messa oggi non a caso perché incomincerò il rewatch assieme a mia sorella e a mio marito. Lui ha visto soltanto la prima stagione, quindi rivedremo assieme la prima stagione, poi la seconda e la terza per lui saranno novità, per me e mia sorella invece no. Però eravamo molto in questo mood. E poi ho dei pantaloni che erano di mia sorella, sono super leggeri, super freschi per questo periodo, va benissimo. Ah, tra l'altro, applauso a me che ho trovato la forza per acconciarmi i capelli in un qualche modo, farmi carina nonostante io sia in casa da sola a sistemare l'armadio, vabbè. Poi in questi giorni mi piacerebbe un po' pulire il balcone. L'anno scorso ero partita carica, ma sì, mi compro questo, quest'altro, lo arredo, poi vi faccio vedere. Alla fine sono stata super sfortunata perché degli ordini che ho fatto sono arrivati mesi e mesi dopo, e anzi l'ordine che avevo fatto per il balcone di Ikea, penso che mi hanno fatto tipo il rimborso a ottobre. Io una settimana sì, una settimana no, ero lì al telefono o in negozio da loro per far presente questa cosa, perché avevo fatto un ordine che non mi era mai stato consegnato e dovevano riprogrammare la consegna, cosa che non hanno mai fatto e non hanno mai effettuato nemmeno un rimborso. A un certo punto di tutta questa folle storia loro risultava che quest'ordine non era nemmeno stato fatto, però di fatto io avevo sborsato quei soldi e quindi un casino, cioè ci sono andata dietro veramente mesi e mesi, quindi mi è passata totalmente la voglia di badarci troppo e di fare delle cose, sono andate poi super a rilento, vabbè, sono rimasta un po' traumatizzata. Excuse my language, that's a hang-up on how suddenly I'm feeling. Sorry, I feel no rejection and none of this feeling. Cause I was so long, so long. Thank you.
battle the lot, and this is what's gonna happen. I'm gonna keep pursuing what I'm pursuing. And because of that, you're gonna start to resent me. And you're gonna tell me to ease up on the drumming, spend more time with you because you're not. Ho finito di programmare la newsletter che partirà domani, sono molto molto soddisfatta, in particolare dell'ultimo mese di newsletter, perché ho cercato di inserire sempre più diciamo cose interessanti, contenuti anche non solo miei, di segnalarvi iniziative, profili, video, articoli, eccetera eccetera, quindi sono particolarmente contenta. Poi il tema, vabbè, di questa newsletter mi tocca da vicino. Ho anche finito di preparare due pacchetti che devo spedire domani, di libri che ho venduto. Insomma, questa giornata è partita un po' piatta, però mi sono un po' risollevata già solo cambiando le cose nell'armadio. Adesso sono le 6.45, c'è ancora un bellissimo sole, fa caldissimo, sono tentata di mettermi i pantaloncini sul balcone e non fare niente. Però penso che finirò un po' di mettere a posto qua sul tavolo, che c'è il gatto, che io ormai ho perso le speranze. I primi tempi riuscivo a essere molto rigida, ma tanto non mi sta a sentire. Fa un po' quello che gli pare, ecco. Però sì, volevo finire di sistemare un po' qua in sala, in cucina. Devo lavare a mano un paio di cose, poi totale relax. Sto anche cercando un po' di ispirazione per le unghie. Sto spulciando la bacheca di mia sorella. Intanto ho un disturbatore che guarda, veramente. Ma non ti vergogni? Stai qua spaparanzato eppure... Ma guardate che roba! Poi si aggrappa agli anelli, cioè gli piacciono un sacco gli anelli, mamma mia. Vabbè, non so come farmi le unghie, le avevo fatte molto carine con i fiorellini, se mettesse a fuoco. Ecco, avevo fatto con i fiorellini, però mi è ricresciuta tantissimo l'unghia, sono un po' brutte da vedere. Poi, vabbè, si sono anche un po' rovinate qua al bordo, perché comunque lavorando, facendo cose, si rovinano. E quindi niente, sto cercando ispirazione. Non mi dispiacevano così un po' primaverili con i fiorellini. Belle queste tipo tartarugate, solo che non sono molto creativa, non sono molto brava. Sennò anche queste mi piacerebbero un sacco. Allora, adesso do una spulciata e ci penso. Stamattina sono uscita di casa e zero traffico, mi ha fatto tanto tanto strano, però si vede che la gente è in ferie, quindi non è dovuta andare in ufficio. Ne ho approfittato, intanto se mi vedete bagnate perché ho un nuovo collirio, che è di quelli che si spruzza ad occhi chiusi e non dovrebbe nemmeno danneggiare il trucco, infatti è così, però l'ho appena spruzzato e quindi sono tutto bagnata in faccia. Vabbè, sto utilizzando il collirio perché non sto tanto bene con gli occhi, li ho sempre molto molto secchi, quindi sto cercando di trovare una soluzione. Però comunque dicevo che ne ho approfittato per passare all'Arc Planet e prendere la lettiera per il gatto, e già che c'ero ho comprato anche i semini per l'erba gatta, quindi mi sono messa a fare un po' di tra virgolette giardinaggio, perché il giardino non ce l'ho, solo il balcone. Però ho sistemato un po' le piante, ho travasato quelle che andavano travasate, ho piantato i semini dell'erba gatta. Ho scoperto che probabilmente i tulipani che ho piantato non stanno crescendo, forse sono andati male, forse non erano un granché, o forse ho sbagliato qualcosa io, non lo so. Eppure ho chiesto anche ai miei, che hanno un giardino bellissimo e tutti gli anni hanno i tulipani, i narcisi eccetera, quindi tutti i fiori diciamo col bulbo, quindi andavo sul sicuro chiedendo a loro, ma evidentemente qualcosa non è andato a buon fine. Questa è la lettiera che avevo prima, è biodegradabile, compostabile, si può scaricare nel WC. L'avevo preso su Amazon a circa 7,90€, sono 6 litri. Non male, ma non il mio preferito, devo dire. Oggi ho preso questo che ho trovato all'Arc Planet, è costato 1 euro in più, quindi 8,90€, sono però 10 litri, sempre biodegradabile, compostabile, scaricabile nel WC.
In realtà, fra quelle che ho provato fino adesso, la mia preferita è quella di Cat's Best, ma non la trovo né su Amazon, se non a un prezzo secondo me un po' troppo alto, né nei negozi fisici, quindi per adesso sto cercando un'alternativa. A prima vista, questa sembra identica a quest'altra, cioè proprio come è fatta la sabbietta. Vedremo nei prossimi giorni. Sto piangendo tutte le mie lacrime perché oggi ha annunciato Jen, che è una ragazza che seguo su YouTube, che è incinta e ha messo un video in cui parte da quando l'ha scoperto ad oggi e mi sono emozionata tantissimo, sono molto molto felice per lei nonostante io non la conosca di persona, però la seguo da tantissimi anni, da quando tra virgolette era molto molto meno conosciuta di adesso e l'avevo conosciuta tramite Marzia, PewDiePie Marzia. Mi sono emozionata tanto perché ho rivisto alcune delle mie paure, alcuni dei miei pensieri sul tema in lei, nelle sue parole. E poi la cosa che mi è piaciuta di più è quando hanno filmato la reazione dei parenti, dei genitori, dei fratelli. Penso sia una cosa bellissima essere così tanto felici per qualcun altro. E niente, sono veramente felice per lei. E cosa buffa? Loro o figlio, figlia, non credo che l'abbiano detto, se l'hanno detto mi è sfuggito, nasceranno nello stesso periodo della bambina di Zoella. Che storia! Ultimamente ci sono un sacco di donne incinte e sono contenta anche perché così tramite magari l'esperienza loro mi posso preparare e capire se è qualcosa che fa o non fa per me. Ovviamente sto scherzando, però se decideranno di condividere anche solo una piccola parte di questo loro percorso, io seguirò molto, molto volentieri. Come vi dicevo, Jenny, io la seguo da tantissimi anni, è veramente una delle mie preferite. Anzi, nell'ultimo anno è forse diventata la mia preferita, assieme alla signora coreana. Cioè, lei non si tocca, però, cosa buffa, anche Jen è coreana, i suoi genitori sono coreani, quindi tutto torna. Quello che sembra. Wow. Wow.